depositati in regione da Nicola Finqui i 19 progetti di legge di Luca Zaia che cambieranno il Veneto. Nonostante le polemiche, il comune tira dritto, a Bassano i profughi lavoreranno come volontari. L'assessore Vernillo risponde alle proteste degli anziani di Vicolo Buonauguro per le continue multe ai parenti che gli fanno assistenza. Avviato dal Consiglio Comunale l'iter di decadenza del sindaco Pan, neo assessore regionale, lo sostituirà il vice Luca Piero Bon. Partita oggi la consegna porta a porta della Costituzione 18enni bassanese a portarla in bicicletta altri giovani. 7 tappe, lunga 721 km, la ciclopedalata sulle strade della Grande Guerra fa tappa a Bassano. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Bassano TG. Questa mattina il consigliere regionale Nicola Finqui ha depositato i 19 progetti di legge. 19 provvedimenti che nelle intenzioni del presidente Zaia cambieranno il volto del Veneto. 19 progetti di legge per 19 riforme che ridisegneranno il Veneto. È quasi un programma di legislatura quello che dopo l'annuncio di Zaia nel giorno di presentazione della giunta è stato depositato in regione dal capogruppo della Lega Nord Nicola Finqui, un programma che parte da due temi caldi, lavoro e sanità. Per quel che riguarda l'impresa andremo a rivedere tutto il sistema dei contributi, quindi in particolar modo al sistema di funzionamento di Veneto Sviluppo, mentre per quel che riguarda il lavoro sarà nostro dovere affiancare sempre più il mondo del lavoro al mondo della scuola. Un'altra parte importante riguarda la sanità e il sociale, qui ovviamente il nostro obiettivo è la riduzione delle ASL, l'eliminazione delle liste d'attesa e soprattutto per quel che riguarda il sociale la riforma delle IPAB. Ma tra le 19 leggi volute da Zaia c'è molto altro, quasi una riforma a 360 gradi. La riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali, ma anche l'eliminazione di vitalizi attraverso un provvedimento di legge statale e l'eliminazione dell'assegno di fine mandato. Poi tutta una parte che riguarda invece l'ambiente e le infrastrutture, quindi con una legge per il contenimento del suolo, la revisione della commissione via e poi una revisione attenta per quel che riguarda i project financing, anche e soprattutto alla luce di quanto accaduto lo scorso anno con la questione del MOSE. Altro importante settore è tutto quello che riguarda gli enti strumentali della regione, ci sarà una forte razionalizzazione, quindi una diminuzione di questi enti e una riduzione anche delle spese e poi la vendita dell'enorme patrimonio che abbiamo. Quali saranno poi le tempistiche per l'approvazione di queste leggi? Le commissioni consigliari si stanno già istituendo, penso entro la prossima settimana saranno tutte operative e noi contiamo di portare avanti soprattutto le riforme prioritarie, penso alla sanità, al lavoro, a partire da subito, quindi spero entro fine anno di poter portare a casa già queste riforme importanti. Questa sera abbiamo con noi il neo assessore regionale ai lavori sociali, Emanuela Lanzarin. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Allora abbiamo visto dal nostro primo servizio che si inizia subito a lavorare in regione. Sì, mi sembra che la tabella di marcia è stata dettata, il presidente Zaia li aveva già annunciati queste 19 proposte di legge durante la seduta di consiglio regionale in cui sono state un po' illustrate, diciamo, le linee programmatiche e rappresentano un po' il programma con cui ci siamo presentati e con cui, ricordiamoci, c'è stato un plebiscito per quanto riguarda appunto la figura del nostro presidente Luca Zaia. Vengono toccati, come ha detto il nostro capogruppo della Lega, tutti gli argomenti, quindi tutte le varie tematiche, ma soprattutto partendo, io credo, dalle due tematiche principali che sono il lavoro e poi il sociale. Lavoro e sociale in questo momento si possono ben sposare perché c'è la necessità chiaramente di rilanciare il lavoro, di dare delle risposte concrete alle esigenze, alle richieste, ma c'è anche la necessità di mettere atto a tante questioni che fanno capo invece al mondo del sociale, pensiamo ai problemi delle famiglie, ai problemi dei disoccupati, degli over 50, insomma tutte cose che si stanno verificando in questo momento. E poi c'è il grande tema dei costi della politica, anche questo faceva parte del programma elettorale, per cui abbiamo mantenuto, diciamo così, le promesse, ma non solo le promesse, abbiamo mantenuto quanto era scritto nel programma elettorale e quindi si parte, io credo, in maniera veloce, in maniera concreta, in maniera puntuale, perché è questo che i veneti ci hanno chiesto. Il mandato è stato un mandato forte e questo è quello che la risposta, diciamo così, che la maggioranza di questa regione sta dando.
E un altro tema caldo sarà la questione profughi. La questione profughi, perché a Bassano intanto fa discutere la decisione dei comuni di impiegare i profughi in lavori socialmente utili, ma l'amministrazione Poletto tira dritto. Vediamo prima il servizio e poi le chiediamo un commento. La volontà del comune di impiegare i profughi ospitati a Bassano in lavori socialmente utili ha sollevato una marea di commenti, reazioni anche a livello regionale, tra consensi, critiche e qualche dubbio, a partire dalla sua fattibilità. Lo status giuridico di profugo non consente un contratto di lavoro. La questione in via Matteotti però è già stata risolta, i profughi lavoreranno come volontari. Ma rimangono altre questioni aperte. Se dal comune chiedono ai quartieri di segnalare le proprie necessità, non tutti i rioni sembrerebbero aver risposto in maniera entusiasta. O ancora, i profughi dispongono delle competenze necessarie per lavorare o dovranno essere seguiti passo passo? Questo richiederà un confronto non solo con i quartieri ma anche con le associazioni che appunto gestiscono direttamente queste persone, che potranno essere accompagnate ovviamente appunto dalle associazioni e da chi ha le competenze per farlo, ma il tutto verrà assolutamente organizzato, quindi non è che questi profughi vengano mandati allo sbando appunto nei quartieri. L'amministrazione avvierà un processo di confronto ma anche e soprattutto di preparazione e di accompagnamento a queste persone. Su una cosa l'esponente della maggioranza concorda con le osservazioni arrivate dal centrodestra: non è questa la soluzione del problema, né peraltro intende esserlo. Sicuramente il tema dei profughi non può essere risolto dai comuni, deve essere risolto assolutamente dal governo nazionale e dall'Europa. I comuni non possono essere lasciati soli, in questo senso dobbiamo assolutamente fare pressione sul governo nazionale affinché faccia sentire la voce del nostro paese in Europa. Una questione molto preoccupante. Ma è una questione preoccupante, io mi sono già espressa un po', insomma, anche titubante su questa decisione, diciamo così, da parte del Comune di Bassano, perché appunto non credo sia fattibile da un punto di vista burocratico, ma anche se pensiamo alla sicurezza, se pensiamo insomma a tante altre questioni che sono sempre emerse quando i comuni hanno di volta in volta cercato di utilizzare lavoratori socialmente utili per il territorio, quindi è l'ennesima questione che si ripropone e non credo, anzi, che nel caso dei profughi venga risolta. Poi se il fatto di inserire queste persone, quindi di dire che sono utili, importanti, che si danno da fare per il comune, è un po' nasconde insomma la problematica e l'emergenza, questa è un'altra questione. Insomma, l'emergenza è un'emergenza importante, un'emergenza che ormai non è più gestibile, i sindaci, i territori non possono accollarsi queste persone, ma come non può accollarsi, anche se non ha competenze in materia, alla regione, ma lo devono fare diciamo così gli enti superiori, governo, Europa, che sono totalmente assenti. Quindi io credo che qui ci deve essere una presa di responsabilità da chi deve battere i pugni sui tavoli preposti, non certo lasciando i prefetti che poi bypassano anche i comuni e quindi bypassano anche l'istituzione che rappresenta i cittadini, e ci sono poi situazioni come quelle che abbiamo visto un po' in tutto il territorio. Questo non è accettabile e ci deve essere una programmazione e una gestione diversa, non assolutamente questa. Pensare di dire ma i profughi che abbiamo li facciamo lavorare, che così c'è una parvenza anche di utilità per il territorio, eccetera, mi lascia un po' perplessa. E un commento lo chiediamo anche a voi telespettatori proprio su questo argomento con il nostro TG Linea Aperta. Imminente arrivo di profughi e veneti, chi pensa? Come sempre potete dire la vostra opinione inviando un sms, un fax oppure una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E passiamo ora alla cronaca. Auto contro camion, mamma e figlioletta di 4 mesi residenti a San Pietro in Gù si trovano ricoverate a San Bassiano a seguito di un incidente stradale avvenuto in serata in via Risorgimento in pieno centro a Tezze sul Brenta. Le due si trovavano a bordo di una Seat condotta dal capofamiglia. Da una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Tezze pare che l'auto abbia invaso la corsia del camion. Dall'urto la piccola è sbalzata dal seggiolino riportando diverse ferite. Pare comunque che né lei né la mamma siano in pericolo di vita. Disagi al traffico in quanto il mezzo pesante per i danni riportati è rimasto bloccato in mezzo alla strada. E torniamo alla questione sicurezza di Bassano. L'assessore Angelo Vernillo ha risposto ai nostri telespettatori di Vicolo Buonauguro che hanno chiamato Rete Veneta per avanzare una richiesta ben precisa e comune. Sentite.
Assessore, i residenti di Vicolo Buonaguro a Bassano sono molto arrabbiati. Sono molto arrabbiati perché dicono i familiari che hanno che vengono ad assistirci, perché noi abbiamo bisogno, necessità di una persona che venga ad assistirci, non possono lasciare la macchina neanche un'ora perché prendono la multa. Mentre accade tantissime volte che altre persone vengano tranquillamente, mollino la macchina e la multa non la vedono neanche. Sì, beh, questa situazione è stata sottoposta all'attenzione dell'amministrazione, tant'è vero che abbiamo potenziato i controlli ed è per questo probabilmente che qualche familiare ha preso questa multa, perché in quella zona è prevista la sosta solamente per gli autorizzati. Quello che posso dire assolutamente è che chi ha questa necessità si può rivolgere molto tranquillamente al nostro comando di polizia locale e quindi espletare una richiesta che gli permetta di poter essere tranquillamente autorizzato alla sosta per quelle necessità che noi comprendiamo benissimo. È possibile risarcire le multe date? Su questa questione, nel momento in cui viene elevata una contravvenzione a norma di legge, ci sono solamente le possibilità dal punto di vista giurisdizionale, quindi di ricorrere al giudice di pace o al prefetto, perché non possiamo agire in autotutela, in quanto la multa risulta essere stata data in maniera corretta rispetto a quello che sono le norme del codice della strada. Assessore Lanzarini, lei ha avuto una grande esperienza come sindaco di Rosà e le chiediamo, a volte è molto difficile anche saper dare una risposta ai cittadini per delle richieste abbastanza precise. Ma è difficile poi quando entriamo nel settore della sicurezza e quindi è molto difficile perché poi insomma le regole vanno rispettate, qui non ci piove, quindi sicuramente vanno puniti i trasgressori delle regole, soprattutto quando mettono in pericolo le vite altrui. È chiaro che però deve vigere anche il buon senso del padre di famiglia, e quindi se ci sono situazioni insomma che sono situazioni che denotano anche una problematicità di un certo tipo, comunque si può benissimo insomma cercare di, io non dico sedere, però avere una visione un po' più ampia e quindi come in questo caso cercare insomma di non mettere in difficoltà le persone che già di suo, perché assistono malati o persone anziane, stanno comunque vivendo un momento difficile, quindi probabilmente hanno i minuti contati nell'assistenza e quant'altro, e quindi insomma io credo, ecco, che la regola del buon senso sia quella che dovrebbe prevalere sempre, però non sempre succede così purtroppo. No, è vero. E continua invece a fare molto caldo e visto che le temperature di questi giorni implicano l'aumento dell'uso di acqua potabile, anche a Bassano il sindaco Poletto ha emesso un'ordinanza che limita il consumo idrico. Per tutto il mese di luglio e fino alla fine di agosto è vietato l'utilizzo dell'acqua prelevata dall'acquedotto comunale per innaffiare orti e giardini, riempire piscine private, lavare le automobili e per ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad uso domestico. I trasgressori, ricordiamo, saranno sanzionati. Ed è partita oggi la consegna della Costituzione italiana ai neo-18enni residenti nei quartieri di Bassano. A portarla casa per casa rigorosamente in bicicletta saranno i giovani del gruppo Cittadini per la Costituzione. Giovani bassanesi consegnano la Costituzione italiana ai neo-18enni, accade a Bassano del Grappa, dove da oggi sino a settembre un gruppo di ragazzi di Cittadini per la Costituzione girerà in bicicletta tutti i quartieri della città e porteranno casa per casa a 400 nuovi maggiorenni residenti nel comune quello che è definito il libro della legge fondamentale della Repubblica italiana. Riteniamo che sia un gran bel gesto per i ragazzi che diventano maggiorenni, che vanno a votare e che quindi con questo hanno un simbolo molto forte di quello che significa diventare veramente cittadini, insomma. E la consegna della Costituzione, accompagnata oggi anche dal sindaco Poletto e dall'assessore Mazzocchin, fa parte di un ben più ampio progetto di quella che un tempo veniva chiamata educazione civica. È stato lanciato un invito a questi ragazzi cui viene consegnata la Costituzione. Sì, praticamente noi a questi ragazzi chiediamo di adottare un articolo, cioè scelgono un articolo della Costituzione italiana e che secondo loro nella quotidianità non viene molto rispettato. Dopo alla nostra pagina Facebook o alla nostra email potranno inviare un articolo, un pensiero o anche un video e alla fine li raccoglieremo tutti per un grande evento finale a settembre. Una bella iniziativa questa che dovrebbero non solo prendere i 18 anni ma anche tutte le persone, penso. Ma sicuramente è un'iniziativa lodevole, nel senso che riportare un po' di educazione civica, insomma, credo che non guasti. Non guasta per nessuno,
sia per i diciottenni ma anche per le altre persone. E credo che soprattutto noi che abbiamo un ruolo amministrativo politico siamo i primi che dobbiamo dare il buon esempio. È chiaro che poi quando vediamo alcune questioni, oppure come vediamo adesso, insomma abbiamo parlato prima di profughi e quindi vediamo che a volte i sindaci, gli enti locali vengono superati e quindi gli vengono imposti dei diktat, ci domandiamo se poi effettivamente la nostra è una Costituzione in cui c'è ancora la possibilità di esprimere la propria opinione, oppure poi ci sono diciamo così il bene superiore che prevalica anche su quello che sono poi la territorialità e le competenze. Però io ritengo insomma che sia il modo per costruire le comunità del domani, ma soprattutto del domani, ma soprattutto i cittadini di domani. E parliamo ora di arte. Ha lasciato il Museo Civico di Bassano per raggiungere l'Expo di Milano il quadro di Alessandro Magnasco, refettorio dei frati francescani osservanti. È stato infatti chiesto in prestito per la mostra Il Tesoro d'Italia, una galleria di dipinti e sculture che spaziano dal 300 al 900, che racconta il gusto italiano. Infatti la scena che il Magnasco rappresenta si riferisce ad un convivio di frati accomodati su lunghe affollate tavolate apparecchiate in bianco rosso, dove pietanze e bevande vengono servite in abbondanza. Ce n'è per tutti, anche per i gatti. E parliamo ora di storia e sport. Oggi ha fatto sosta a Bassano la ciclopedalata sulle strade della Grande Guerra, partita da Trento con destinazione Trieste e ritorno. 7 tappe lunghe 721 chilometri. Trento, Trieste, Trento, passando anche per Bassano rigorosamente in bicicletta. 721 km dal 6 al 12 luglio per la ciclopedalata sulle strade della Grande Guerra, che ha fatto tappa proprio sul Ponte Vecchio. Una manifestazione storico-rievocativa lungo gli altopiani, i passi alpini, quei luoghi che nel triennio del primo conflitto mondiale, 100 anni fa, videro morire milioni di giovani. E sulla nostra città, ai piedi del Grappa, sul suo monumento simbolo, non si poteva non fare una delle tappe dell'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Pedalando nella Storia. Abbiamo deciso di fondare questa associazione con lo scopo di organizzare ogni anno una ciclopedalata con finalità storico-rievocative, vale a dire una pedalata che passasse per luoghi dove si siano combattute grandi battaglie, come è il caso di quest'anno, o dove si siano svolti importanti fatti della storia o dello sport. E questa è la sesta ciclopedalata con finalità storico-rievocative che organizziamo. Partenza ad Asiago, prima sosta a Bassano e poi via alla volta di Re di Puglia con tappa Nervesa per questo gruppo di 30 persone, 25 ciclisti, 5 accompagnatori e una presenza d'eccezione, un ipovedente. Abbiamo il patrocinio dell'Unione Italiana Ciechi e direi che insomma la presenza in gruppo di atleti non vedenti è un grosso insegnamento di vita per tutti noi, perché fa capire come delle disabilità anche molto gravi possono essere superate attraverso lo sport, in particolare attraverso lo sport della bicicletta. Con il Consiglio Comunale di ieri a Cittadella è stato avviato l'iter di decadenza del sindaco Pan, neo assessore regionale alla caccia, pesca e agricoltura. 10 voti favorevoli e 3 contrari è stato avviato ieri sera in Consiglio Comunale a Cittadella l'iter di decadenza del sindaco Giuseppe Pan, nominato dal governatore Zaia il 29 giugno scorso assessore regionale esterno ad agricoltura, caccia e pesca. Un incarico incompatibile a quello di primo cittadino della città murata, che sarà sostenuto per i prossimi 12 mesi dal vice Luca Pierobon. Entro luglio il passaggio delle consegne, ora Pan dovrà decidere ufficialmente entro i prossimi 10 giorni se rimanere alla guida di Cittadella o se sedere in giunta regionale. Nella prossima seduta, quella del 22 luglio, il Consiglio ne prenderà atto e potrebbe avvenire il definitivo passaggio di carica da Panna a Pierobon. Certo, resta aperta la ferita causata dalla cacciata dalla giunta di Gilberto Bonetto per motivi prettamente politici. Il nostro telegiornale sta giungendo al termine, ma io voglio chiedere un'ultima cosa al nostro assessore. Allora, quali sono le priorità da nuovo assessore ai servizi sociali? Ma allora, il sociale è un mondo che raggruppa tantissimi settori e oggi credo che siano i settori più nevralgici, più strategici ma anche più delicati, quindi la famiglia, la disabilità, gli anziani, chi perde il lavoro, e il mondo dell'handicap a 360 gradi. Partiamo come siamo partiti all'inizio con un progetto di legge già depositato, quella sulla riforma delle IPAB, un progetto di legge molto atteso. Poi ci sarà da mettere mano a tutto quello che
è appunto il cosiddetto terzo settore, ossia il settore del volontariato. Noi abbiamo un Veneto ricchissimo di associazioni, di volontari, di associazioni che creano effettivamente un tessuto vitale importante, e qui bisogna effettivamente lavorare e fare una legge delega per quanto riguarda il terzo settore, che non è mai stata fatta, e quindi questi saranno, diciamo, i primi approcci, ma soprattutto le prime cose, senza dimenticare l'affido dei minori, quindi la pratica dell'affido, che stiamo cercando anche con delle leggi che erano già state approvate ma mancano i decreti attuativi, anche l'affido per quanto riguarda gli anziani, perché sappiamo che anche la problematica degli anziani è una problematica attuale che ormai deve trovare delle soluzioni diverse da quelle che c'erano 5-10 anni fa. Non mi resta che augurarle buon lavoro, mi sembra che i progetti sono tanti, molto delicati, ma anche saranno sicuramente pieni di grandi soddisfazioni. Ma sicuramente, diciamo che è un mondo che abbraccia tante realtà, e io credo, insomma, che il contatto poi con chi vive da vicino in prima persona le problematiche, ma anche con tutto il settore, ripeto, del volontariato che ruota attorno a questo, non può che essere, per quanto mi riguarda, un accrescimento personale. Assolutamente sì. Grazie della sua disponibilità e speriamo di riaverla sempre qui con noi. Io ringrazio per l'opportunità, perché è un modo anche, io credo, per essere più vicini ai cittadini. Grazie assessore. Io invece vi ricordo che questa settimana riprende la settimana di Focus, che non va in vacanza, quindi ospiti del nostro direttore questa sera alle 21.05 saranno Roberto Marcato, Gianluca Schiavon, Roberto Padrina, Maria Rosa Barazza, Alfredo Belluco, Luigi Marcon e Nicola Micheletto. E come sempre saranno attesi anche i vostri sms che verranno letti e commentati durante la diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata, arrivederci.